Buongiorno e benvenuti all'incontro con la redazione della Tecnica della Scuola per la preparazione al concorso per DSGA. Sono Anna Maria Di Falco e oggi parleremo di legislazione scolastica. Quindi vi do una scaletta anche del lavoro che faremo insieme. La scuola e la formazione nella Costituzione italiana, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del MIUR, l'istituzione scolastica autonoma e la gestione dell'offerta formativa, la governance della scuola, le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione, il sistema educativo di istruzione e formazione, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, il secondo ciclo di istruzione, norme comuni ai cicli scolastici, la scuola dell'inclusione, scuola trasparente e digitale. Bene, iniziamo allora con la Costituzione italiana. È entrata in vigore il 1 gennaio 1948, consta di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie. Le sue norme sono distinte in tre gruppi: i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, i diritti e i doveri dei cittadini, l'ordinamento della Repubblica che regola i suoi organi principali e le loro funzioni. Il sistema costituzionale è di tipo rigido e la trasformazione delle sue norme può essere disposta solo con la legge costituzionale, emanata con particolare procedura parlamentare. Ogni legge normale che deroghi ai suoi principi può essere impugnata per incostituzionabilità dinanzi alla Corte Costituzionale. La scuola, vediamo come la scuola è organizzata appunto nella Costituzione italiana, come è denominata. Diciamo che la scuola in una società democratica rappresenta il punto fermo della democrazia, in quanto secondo l'articolo 3 della Costituzione italiana è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Gli articoli 33 e 34 della Costituzione fanno riferimento alla libertà di insegnamento, la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione, il libero accesso all'istruzione scolastica senza alcuna discriminazione, all'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo, che come sappiamo adesso l'obbligo è stato esteso a 10 anni e quindi fino al termine del primo biennio della secondaria di secondo grado, al riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, mediante borse di studio, assegni e altre provvidenze da attribuirsi per concorso, l'ammissione per esami ai vari gradi dell'istruzione scolastica e dell'abilitazione professionale, la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati, la parificazione delle scuole private a quelle statali quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio. Vediamo adesso come è organizzato il MIUR dal punto di vista appunto amministrativo centrale e periferico. Il MIUR, cioè il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, è responsabile dell'amministrazione del sistema di istruzione a livello centrale. A livello periferico, per quanto riguarda l'istruzione scolastica, il MIUR opera attraverso gli uffici scolastici regionali, che con un acronimo sono comunemente denominate USR, che si articolano a loro volta negli ambiti territoriali a livello provinciale. Il MIUR, inoltre, si serve per i livelli scolastici e per l'università e l'AFAM di organismi e di agenzie che operano a livello nazionale con diverse funzioni, quali quelle di consulenza, monitoraggio e valutazione. L'organizzazione amministrativa centrale del MIUR prevede tre dipartimenti: il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, che svolge funzioni relative all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, alla definizione degli obiettivi formativi,
e allo stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola.